Il denaro comporta dei valori, comporta il raggiungimento di scopi, quindi è un mezzo per raggiungere degli obiettivi. E tutti questi sono argomenti e temi che possiamo tranquillamente trattare anche con i bambini, ovviamente con un linguaggio appropriato. Quanto sarebbe bello, quanto ci piacerebbe che la scuola ci venisse incontro, assumendo un ruolo anche in quest'ambito. Forse la scuola che abbiamo davanti non ci ha semplicemente pensato, forse non ritiene che per i genitori sia un tema rilevante. Cominciare a parlarne, cominciare a spingere un po' a dire che ci interessa, cominciare a dire che si è sentito che ci sono dei progetti, FEDU sul suo sito, ha dei programmi didattici, WIDIBRA propone degli incontri per le scuole. Magari portare qualche materiale, abbiamo un libro di fiabe per i bambini, no? Sul denaro, insomma, cominciare a far vedere, cominciare ad aprire un canale di comunicazione. Un'altra cosa che possiamo fare, senza stravolgere la realtà della scuola o la nostra, è trovare delle occasioni. In realtà ci sono già delle occasioni normalmente nella scuola in cui, come dire, si collabora con la scuola stessa, per esempio per realizzare dei progetti. Organizzare un acquisto per la classe, organizzare una festa, una gita. Ecco, noi potremmo, per esempio, proporre, chiedere agli insegnanti che vengano coinvolti anche i nostri figli. È vero, sono piccoli, dovremo seguirli noi e dovrà seguirli l'insegnante, però insieme possiamo coinvolgerli in un'organizzazione nella quale il denaro ha un senso, viene utilizzato, occorre prendere delle decisioni adeguate, poiché il denaro viene utilizzato come mezzo per raggiungere uno scopo. Perché le decisioni devono essere prese solo dagli adulti? Se poi vanno, come dire, a finire un bene che riguarda i bambini, coinvolgiamoli. Prendere decisioni su come spendere il denaro fa parte di tutto quell'aspetto quantomeno valoriale. Decido di allocare le risorse in una direzione piuttosto che in un'altra. In questo caso, secondo me, è da ricordare che come genitore noi chiaramente non possiamo e non dobbiamo sostituirci all'insegnante, non è il nostro ruolo, però sappiamo che gli insegnanti sono una grandissima risorsa, sono i tecnici, sono coloro che hanno una visione anche globale dell'apprendimento dei nostri figli. Quindi sollecitarli, proponendoci anche come collaboratori attivi, sarà un po' faticoso, però è veramente forse la strada per poter agganciare, interessare anche un insegnante e costruire qualcosa, secondo me, di positivo per i nostri figli anche quando sono piuttosto piccoli, come la scuola primaria.